pomeriggio a tutti, bentornati in una nuova puntata di Gocce di Tè. Questo pomeriggio torniamo a parlare di musica e torniamo a parlare anche con un gruppo musicale, quindi non avremo solo un ospite ma ben tre voci. Io prima di tutto, ovvio, devo presentare la mia co-conduttrice Lidia. Bentornata Lidia. Grazie, buongiorno a tutti. E direi a questo punto di presentare i nostri ospiti che sono un po' i protagonisti della puntata odierna e quindi vi presento Ivan and the Clips. Buonasera, buonasera. Ciao. Ciao, ciao. Vedete che abbiamo più voci, poi dopo ve li presentiamo. Anzi, io direi direttamente, Lidia, prima di cominciare con la nostra chiacchierata, chiederei ad Ivan di, insomma, presentare un po' la band e raccontarci qualcosa di voi. Ma partiamo dal presupposto che non mi sono preparato niente, però i nomi dei componenti me li ricordo, anche perché sono degli cari amici prima che dei componenti. Quindi... questa band è formata da 5 individui, abbiamo il tastierista che è il maestro Erio Magnoni. Ciao, piacere. Ciao. Poi abbiamo il bassista che è anche lui il maestro, Gian Antonio Felice. Ciao, su quello di prima. Posso fare una cosa, però i due che mancano. Poi purtroppo sono assenti perché sono un po' assenti loro. Abbiamo alla batteria il grandissimo Luca Pignatai, detto Luca Pitti, okay. E poi abbiamo la chitarra Simone Pelucco, che purtroppo detto stasera Gennaro. Detto Gennaro che purtroppo stasera non sono presenti. Vabbè, ma sono presenti nei nostri cuori, quindi alla fine poi c'è sempre un po' quel uno o due rappresentanti che devono stare nell'ombra, no? Fa anche un po' così spettacolo, no Ivan? No, giusto, ci sta. E niente, poi alla fine ci sono io, che sono Ivan Carletta, sono quello che è alla voce, che racconta un po' le storie di Ivan and the Clips, ecco. E quindi inizia a raccontarci allora qualcosa, parlaci un po' così in primis di come nasce il gruppo, quindi così contestualizziamo la nascita e anche il genere musicale che proponete. Ma credo che la nascita di questa band si può stabilire intorno ai primi 2010-2011, perché noi prima di divenire una band che faceva brani inediti eravamo una tribute band e siamo nati come tribute band a Elio e le Storie Tese. Ci accomunava questo amore per il grande Elio e le Storie Tese, e così abbiamo iniziato a conoscerci io, Elio e Gian. E da lì piano piano, insomma, le cose si sono un po' evolute nella creazione di brani inediti, appunto. Niente, poi Covid permettendo, ci siamo visti, ci siamo persi, ci siamo rincontrati e abbiamo deciso di fare questo disco che stiamo mettendo giù in modo molto, molto meticoloso. In modo meticoloso, perché ci stiamo mettendo abbastanza tempo per farlo, però lo stiamo facendo. E niente, basta, cioè, non c'è nient'altro da dire. Allora, parliamo intanto di questa vostra partecipazione a Sanremo Rock, che è avvenuta due volte, una volta nel 2020 e poi nel 2021. Ecco, come è avvenuto tutto questo, come siete arrivati a, insomma, è un bel salto, no? Cioè, ma, una sì, partecipazione importante. La prima volta è stato un po' un test, perché insomma non sapevamo a che cosa andavamo incontro e ci siamo preparati, abbiamo preparato 4 inediti, abbiamo fatto le selezioni, abbiamo passato la prima selezione, poi la seconda selezione, siamo arrivati alla semifinale che si teneva proprio all'Ariston. Il primo anno, nel 2020, insomma, non abbiamo passato la semifinale. Mentre l'anno dopo abbiamo ripercorso lo stesso sentiero e invece siamo arrivati alla finalissima e alla finalissima ci siamo posizionati terzi. Ed è stata una bella esperienza, perché comunque Sanremo Rock a livello umano è una bella esperienza. Perché è il modo di, insomma, di confrontarti con tantissime altre persone che come te
condividono l'amore per la musica. E diciamo che nella musica il confronto è la prima cosa, secondo me, per crescere, imparare, insomma, e capire anche perché si fa musica. La condivisione è il primo step. Quale brano? Con quale brano avete partecipato nel 21? Ah, abbiamo provato un brano che si chiama Utopica. Utopica, che è questa canzone che appunto parla di Utopica. Ma veramente? Esatto. Il titolo è perché parla realmente di questa cosa. Volete sapere di che cosa parla Utopica? Comincio a capire perché gli altri due... Sì, interessante. Ma allora, Utopica... diciamo che non è una persona, cioè è, all'interno della canzone è una persona, è un personaggio, però in realtà è un personaggio etereo, è qualcosa di abbastanza sfuggente che in realtà non c'è, lo vede solo il protagonista, ecco, che è sotto forma di questa ragazza che è sdraiata o perlomeno seduta su un marciapiede, che sogna di cambiare il mondo. Okay. E la cosa interessante di Utopica è che il brano è visto da un personaggio che vede due personaggi su questo marciapiede. C'è la persona reale e poi c'è Utopica. Nella seconda strofa si aggiunge un altro personaggio. E insomma, cercano di cambiare, vogliono cambiare il mondo, sognano di cambiare il mondo. Ricorda un po' Quattro Amici al Bar di Gino Paolo, ok? Per intenderci. Purtroppo poi... Come distruggere un discorso. No, che sai che poi, a differenza di Gino Paoli, invece nella terza strofa poi subentra un altro personaggio. Che è Gino Paoli, tra l'altro. No, non è lui. È il presidente. No, in realtà spetta un altro personaggio, anch'esso abbastanza metaforico, che è la vita, che chiede un po' il conto a tutti. E questa è, insomma, la canzone Utopica. Meno, poi io l'ho vista così. Cioè, diciamo che le scrivi meglio di come le spieghi, però... No, no, la spiego. Secondo voi che cosa ha inciso di più sul successo di questo brano? La musica oppure il testo, il messaggio, insomma, che avete voluto dare? Ma secondo me ha inciso molto l'entusiasmo di noi tre. Ripeto la stessa risposta. Questa è la cosa fondamentale per una canzone. Come dicevo prima, secondo me il segreto della musica è la condivisione, come poi tante cose nella vita. E in una band, cioè, condividere gusti musicali, condividere anche esperienze di vita comune, rendono la musica migliore, non c'è niente da fare. Quindi credo che la condivisione e l'entusiasmo di noi tre abbia stabilito un po' il terzo posto di questa canzone, ecco, il successo di questa canzone, se così vogliamo chiamarla. Uh-huh. Ecco, voi cantate in italiano, la maggior parte dei gruppi canta in inglese, come mai questa scelta di cantare? Ma guarda, mi sarebbe piaciuto l'armeno, però... Anche il gaelico abbiamo. Oh, okay. Sì. O lingue morte, tipo l'aramaico. Esatto, esatto. Guarda, c'erano i Gong che addirittura si erano inventati una lingua, tipo i Klingon. C'erano i Gong che si erano inventati addirittura una lingua, o i Mago, adesso non ricordo bene. Però insomma, perché... Noi legati alle tradizioni. Esatto, detto... esatto, perché usiamo l'italiano. Avevamo un sacco di scelte, perché tra tutti e tre masticavamo un sacco di lingue. Però abbiamo detto, vabbè, dai, italiano. No, intendevo tra italiano e inglese, no? Molti gruppi rock cantano in inglese, quello. Ma questo secondo me è abbastanza relativo. Comunque la storia italiana del rock italiano è fatta di grandissimi gruppi che suonavano rock e che non avevano nulla
da invidiare alla cultura inglese. Okay. Certo. Noi arriviamo comunque da una cultura musicale molto profonda, che ha radici non solo negli anni 70 italiani, ma ha radici comunque nella storia della musica, nella storia dell'armonia. Cioè, prova a pensare, cioè, alla musica classica, o a dove sono state battute le prime regole di bellezza che stabilivano cos'era l'armonia. Arriva tutta dal nostro paese. Io a volte mi chiedo perché cerchiamo questi suoni anglofoni o suoni esterofili, quando a casa nostra abbiamo il top e abbiamo avuto il top. Ma perché secondo me si è un po' tutto perso credo tra gli anni 60 e 70, perché hanno iniziato dei cantautori, poi via via, come sempre l'America ha iniziato con le festività, eccetera, e ci ha portato anche la contaminazione musicale, perché l'Italia ha avuto un bellissimo panorama già partendo dal primo periodo sul jazz, eccetera, poi via via, ahimè, siamo un po' decaduti, ma perché non c'è, secondo me, la cultura della vera musica. Si tende sempre a diventare troppo commerciali e purtroppo l'anima del commercio si sposa poco con l'anima di quella che è proprio l'artista musicale, cioè la musica che è nata dai campi di cotone, che è nata proprio dalle persone. È un po' quello. Io vorrei chiedervi, quasi, visto che, insomma, Ivan lo vedo bello bello lanciato anche, com'è un po' il rapporto che avete con la musica nella vostra quotidianità? Voi fate principalmente rock, quindi quanto rock c'è nella vostra vita? Perché poi chi è musicista non lo vive solo in sala di registrazione, lo vive un po' in giro. Guarda, io vorrei rispondere a questa domanda a Gian Antonio Felice, perché lui è anche il bassista di Pino Scotto. Quindi okay. Forse a questa domanda sia la persona più... Siamo tutti orecchie. Vai già. Guarda, perché voi non vedete il viso, cioè l'ha fatto con una vigliaccheria questo a parlare. No, se no devo parlare della droga. Una fronte. Ma diciamo che anche, un po' riprendendo il discorso di prima, io credo che la musica in generale sia un messaggio che tu tramite il quale trasmetti le tue emozioni. Quindi in realtà, adesso, a parte le battute e gli scherzi, il fatto di esprimersi con un linguaggio, che può essere italiano piuttosto che un altro, è il fatto di voler sfruttare al meglio la tua capacità di trasmettere un messaggio. E tutti i messaggi sono validi, qualsiasi musica è valida, a patto che sia che il messaggio che tu vuoi comunicare arrivi, che sia emotiva, che sia in grado di trasmettere le emozioni. Per quanto riguarda il rock nel quotidiano, ma sai, secondo i grandi saggi del rock, perché io poi alla fine non sono nemmeno una comparsa, alla fine è un approccio mentale, qualsiasi cosa tu ci puoi vedere il rock, ma è legato, dal mio punto di vista, è legato al fare le cose con un po' di istintività e un po' di convinzione, tutto qui. Non c'è il fatto di essere per forza stravagante, il fatto di essere per forza strano o particolare o vestito in un certo modo. Per come lo vedo io, è la determinazione che metti nel fare delle cose, no? Il rock è notoriamente una musica cazzuta, e quindi nel tuo quotidiano ci metti quella determinazione. Questo è quello che vedo io. Un pizzico di guerriero dentro al cuore. Ecco, vedi, prima parlavamo di trasmettere un messaggio. Se mi rispondi così, a sto giro sono riuscito comunque a far arrivare il mio messaggio. Adesso vi faccio una domanda un po' particolare, mio diariete, sappiatevelo. Allora chiedo ad ognuno di voi, perché voglio sentirvi parlare tutti e tre, ad ognuno di voi chiedo di raccontarmi la vostra musica attraverso l'emozione principale che vi crea. Cioè, agli ascoltatori, raccontate la musica che fate, ognuno con l'emozione maggiore che vi dà la musica, la vostra musica. Chi inizia? Dobbiamo far cominciare Erio per forza. Allora, innanzitutto, l'emozione fa parte della musica. Tu, quando suoni, comunque utilizzi uno strumento di comunicazione, utilizzi un linguaggio, e quindi
io trovo che il messaggio che tu fai arrivare a chi ti ascolta sia fatto di emozioni innanzitutto. Chi ti ascolta percepisce un messaggio musicale, una frase musicale, un voicing, un accordo particolare, dei suoni, delle percussioni che fanno un groove particolare. E comunque tutte queste cose io credo che portino ciascuna con le proprie qualità, con le proprie specificità, un'emozione, ecco. Quindi poi lo saprai meglio di me, armonicamente, se tu suoni un voicing in una certa maniera piuttosto che in un'altra, arriva un'emozione particolare, un senso di allegria, un senso di tristezza, un senso di energia che è dovuto magari alla sovrapposizione di un groove su un giro di basso, su dei voicing particolari, su di un Hammond che suona nel rock. Quindi io trovo che allora innanzitutto l'istintività del musicista, dell'artista, è quello che fa tanto, perché ti permette di immedesimarti all'interno della canzone, all'interno di quello che stai raccontando, all'interno di questo percorso che è un brano musicale. Quindi più istintivo sei, io credo, più riesci a comunicare, più riesci a portare al pubblico l'emozione che quel pezzo che stai suonando vuole trasmettere. Quindi ecco, secondo me questo è il mio punto di vista. E poi ecco, suonare più liberamente, più istintivamente possibile, questo fa. Ad esempio io trovo che il non essere così vincolati ad una partitura, arrivando comunque da studi musicali in cui ti abituano magari ad essere molto agganciato alla parte, ad essere più libero a fare tua una partitura, riesci comunque a comunicare di più, riesci comunque a trasmettere un'emozione in più al pubblico che ti sta ascoltando, a interagire di più con chi sta suonando insieme a te. Quindi ecco, questo è il mio punto di vista, ecco. Ivan, è il tuo turno, qual è la tua emozione che emerge? Ma guarda, allora, per quanto riguarda la musica in generale, la musica è fatta di emozioni, come diceva Aereo, e solitamente, sai, uno si alza la mattina a seconda dello stato emotivo che ha, chiaramente preferisce e predilige ascoltare un genere piuttosto che un altro. Però per quanto riguarda questo contesto, il contesto di Ivan and the Eclipse, diciamo che l'emozione o comunque il pensiero che scaturisce dalle canzoni, che comunque diciamo che i testi li scrivo io, parte della musica le butto giù io, sono messaggi di speranza, ok? Quindi per quanto riguarda il contesto Ivan and the Eclipse, l'emozione principale è la speranza, perché quello che stiamo facendo, le canzoni che stiamo realizzando, sono canzoni che cercano di immedesimarsi su quel sentimento umano, o perlomeno su condizioni umane un po' in decadenza, ok? Sulla sofferenza, sui drammi della vita quotidiana, ok? Non drammi specifici, tipo mi sono ammalato o ho fatto un incidente, ma proprio drammi come stato d'animo. E quindi le emozioni che cerco dalla musica io sono emozioni di speranza, di momenti migliori, di sentimenti migliori e di amore, non amore inteso come l'amore di una relazione, di una coppia, ma una sorta di amore, un amore primordiale, cioè il bisogno innato di far star bene gli altri e di star bene. Un po' di parte istintiva, un sì. Po' come ci raccontava prima, no, il tuo collega. Credo che, come prima parlavo della condivisione, penso che un altro punto fondamentale nella musica, così come nella vita, è la capacità di immedesimarsi nell'altro. Quindi anche questa capacità di essere un po' empatico, no? Capire
che l'altro ha un problema che poi un giorno o immediatamente potrebbe essere anche tuo. Quindi cioè abbracciare anche il sentimento degli altri. E io credo che la musica di questo progetto, come messaggio cantautoriale, sia proprio cioè, la speranza di un essere umano un po' migliore, un po' più umano, slegato poi da, da questa società moderna che è comunque attaccata alla tecnologia in modo spaventoso, pazzesco, quasi morboso, pauroso. Anche morboso. Morboso. Infatti non a caso anche il sound, che comunque proponiamo un sound un po', cioè un po' retro, no? Un po'. E, basta. Ho visto una frase riferita utopica, no? Una frase piuttosto lunga, così che come si conclude così: tra i ricordi sbiaditi e lontani, una frase si incise a fuoco nel cuore: la bellezza infine ci salverà. Ah, sì, sì. Ci salverà la bellezza? Ma io credo di sì. Io ne sono pienamente convinto, perché apprezzare il bello ti porta a cercare di conoscere, ti porta a studiare, perché comunque la ricerca del bello credo che negli esseri umani sia innata, però la capacità di coglierlo forse meno. Sì, va studiata, e lo studio in tutte le materie è qualcosa che ti fa crescere, che ti migliora, e credo che le persone se tutti noi imparassimo ad apprezzare il bello saremmo sicuramente delle persone migliori. Apri una voragine, un discorso enorme che potrebbe durare ore, giorni, secoli anche. Bene, allora, visto che tanto abbiamo anche un po' di sottofondo musicale, perché i più attenti l'avranno notato, perché loro giustamente, Ivan e i colleghi, sono in uno studio di registrazione, quindi abbiamo anche il doppio sottofondo questo pomeriggio. Io direi, Ivan, facciamo una piccola pausa musicale, voi però intanto pensate a questo aroma, a questa essenza, perché poi quando torniamo in puntata ve la chiedo, anche perché i nostri ascoltatori sono curiosi di scoprirlo. Qualche minuto e torniamo qui a Gocce di Tè. Bentornati qui a Gocce di Tè, il nostro programma, come sapete, dedicato al mondo artistico. Oggi, per chi si fosse appena collegato, torniamo a parlare di musica. Abbiamo una band musicale, abbiamo ovviamente Lidia che adesso a breve sentirete, in co-conduzione, e abbiamo Ivan and Eclipse. Un gruppo musicale roccheggiante, oserei dire, dall'anima guerriera. Insomma, chi si è perso la parte prima la vada poi a recuperare su YouTube, perché c'è una bella presentazione di che cosa vuol dire avere un po' l'anima rock. Allora, Ivan, io direi, stavolta tagliamo la testa al toro. Qui vogliamo sapere un po' come andiamo ad aromatizzare. Sembra quasi un po' paradossale chiedere a una band rock di essere così un po', no? Romanticosi nel dare un aroma ed un'essenza, però sono stracuriosa di sapere come andiamo a mettere questa goccia. Bella domanda, Guarda, io so cosa vuoi dire. Per quello che mi riguarda, perché io parlo dal mio punto di vista, poi gli altri no. Se devo scegliere un aroma da accostare al nostro progetto, stupiscici, io sceglierei l'amaro. L'amaro? Ah, l'amaro. Come mai questa associazione? Perché l'amaro è un sapore un po' strano, perché in cucina in cucina vuole sempre che sia richiamato da qualcosa o di agrodolce o di dolce, o comunque vuole cose abbastanza contrastanti, no? Un po' di sale, ok? E invece, sai, nella vita, caspita, sai quando dici questa cosa mi ha lasciato l'amaro in bocca, ok? Prima parlavo di speranza, e la speranza nasce perché molte volte la vita ti lascia l'amaro in bocca, no?
Giusto. Quindi uno cerca una situazione di speranza, chiaramente, no? E la vita è così, eh? La vita ti lascia l'amaro in bocca. Infatti anche Utopica è un brano che spiega bene, secondo me, questo sentimento, questo aroma di cui stiamo parlando, perché in Utopica c'è questo personaggio che vorrebbe cambiare il mondo, che sogna un mondo senza guerra, e poi alla fine arriva la vita che presenta il conto, capito? E questa persona, insomma, deve tornare dove era prima, deve tornarsene, con i deve piedi tornare, per terra, con i piedi per terra o a casa a continuare a sognare, ma deve tornare a casa sua, ok? E, però bene o male le canzoni di Ivan and the Eclipse hanno sempre questo aroma dentro, perché noi abbiamo un altro brano che poi sentirete, che è Stare bene, stare male, che è un brano che è anch'esso molto amaro, perché il personaggio principale di questa canzone è un personaggio che attraverso diverse esperienze cerca uno sballo, ok? Un qualcosa che possa dar modo a questa persona di poter pensare, di poter comunicare, di poter insomma di ampliarsi mentalmente, eppure non riesce mai a trovarlo, perché alla fine della fiera riesce a stare bene solo quando trova la musica, perché capisce che nella musica c'è lo sballo più bello che possa cercare, okay? E che possa farlo star meglio in qualche modo. Però è sempre un godimento un po' a metà, sempre un po' con l'amaro. Esatto, sempre un po' all'amaro. Abbiamo un altro brano che si chiama Follia, dove c'è sempre questo personaggio ipotetico. Piacciono questi personaggi. Sì, sì, mi piacciono le persone che vedi, non ci sono, non ci sono. Ad esempio abbiamo questo brano che si chiama Follia, che anch'esso cerca delle sensazioni molto forti, cerca il sesso, cerca la morte, ok? E nel ritornello esprime questa volontà di amare il dolore, non il dolore fisico, il dolore mentale, il dolore attraverso il piacere, ma è sempre una goduria a metà. Abbiamo un'altra canzone che uscirà presto, che si chiama Bisogno d'amore, dove raccontiamo diverse situazioni abbastanza paradossali di bisogno d'amore, tipo un personaggio dogmatico pieno di dogmi con il collettino bianco e il vestito nero che cerca l'amore, no? Io la vedo una cosa abbastanza dogmatica. Oppure gli eserciti che si fanno la guerra, che hanno bisogno d'amore anche loro, il cane e il gatto hanno bisogno d'amore fondamentalmente, e sono tutte situazioni abbastanza amare e che lasciano l'amaro. Per quello la scelta dell'amaro, ecco. Poi potrei andare avanti, solo che adesso non mi ricordo. Voi due siete d'accordo con la scelta di Ivan? È all'unisono questa essenza, questa aroma? Io sì, sì, assolutamente. La sposo in pieno. Sì, sì. Pur di non dire la vostra, la sposano. No, invece loro no. Dopo le scelte, la grandiosità secondo me è di questo trio, perché fondamentalmente siamo un trio. Secondo me le loro scelte arrivano attraverso l'armonia e la loro conoscenza della musica, e poi anche armonicamente secondo me loro ci conosciamo, secondo me comprendono i miei stati d'animo e riescono a scegliere musicalmente, armonicamente, le scelte migliori che rappresentano queste canzoni e questo amaro. Infatti ci sono molti accordi tesi, usiamo molte tensioni. Ci sono tanti diminuiti, accordi di settima maggiore, insomma
credo che anche loro, magari non a parole, però musicalmente, tendano a scegliere questo sapore un po' amaro, ecco. La sinergia si sente quando si ascolta la vostra musica, cioè il sound arriva, quest'anima guerriera di cui si parlava prima, si percepisce almeno, a me arriva bella forte. Lidia, qui abbiamo di fronte tanta roba stasera. Parlavi di amaro, però io ti ho sentito cantare, interpretare alcune cover di autori, artisti tipo De André, Battisti, Tego, insomma, grandi, grandi artisti, e lì viene fuori anche un po' di dolcezza nella tua interpretazione. Senti quei testi, li porgi bene, li porgi in maniera sentita, ecco. Ti ho sentito, per esempio, sono andata così perché volevo ascoltare, e penso a te, la canzone di Marinella, Vedrai vedrai, di Tenco, almeno tu nel Tenco è il re dell'amaro, no? certo, quello sì, però ecco, però nella tua interpretazione viene fuori, no, un modo molto sentito, no, di porgere quei testi. Io credo che sia impossibile non amare quegli autori e quelle canzoni che ho fatto. Credo che siano tra i più grandi capolavori della musica italiana. E come ho detto prima, cioè, la musica italiana per me mi sto così emozionando perché sto pensando appunto a De André, a Lucio Dalla, Battisti, Franco Battiato, cioè hanno scritto dei grandi capolavori, meraviglie, delle meraviglie, sì. E credo che sia impossibile non amare questi personaggi e le loro canzoni. E, penso che comunque chiunque suoni uno strumento, che sia la voce, la batteria, il piffero, debba passare per forza di cose da questi grandi della musica. Ma insomma, cioè, a me viene in mente David Bowie, caspita, non fatemi dire parolacce, David Bowie che considerava Battisti un genio, David Bowie che ha rifatto Volare, ok, in inglese, David Bowie che ha scritto insieme a Mogol Major Tom, come si chiama? Dio, qual è il titolo? Business Plan Control Major Tom, in italiano, cioè, che anche lui voleva fare musica in italiano. Quando voi prima mi avete chiesto, ma perché avete scelto l'italiano? Ma caspita, cioè, l'ha scelto David Bowie di cantare in italiano. Certo. Cioè, perché non devo farlo io? Insomma, anche Nino D'Angelo cantò in italiano il brano dei Beatles. Sì, vabbè. Ascolta, Ivano, tu hai detto una cosa molto importante, ovvero hai detto che i musicisti, cioè chi è musicista, non può non conoscere i capolavori, no, della musica italiana. Noi spesso pensiamo alla parte giovanile, no? Quindi in questo momento diciamo che una gran parte dei giovani, ecco, tutti questi capolavori, se li ha ascoltati una volta siamo già fortunati. Secondo voi c'è un modo per far avvicinare i giovani a questa cultura musicale, non alla musica, ai capolavori, ma avvicinare proprio alla cultura musicale dei capolavori? Non lo so, io non ne ho idea. Ma diciamo che se vogliamo ribaltare il discorso per una volta, forse siamo stati bravi ad allontanarli, purtroppo. Perché comunque ogni tempo ha il suo linguaggio e tutti i linguaggi sono validi a patto che, come abbiamo detto un po' in tutta l'intervista, diano un messaggio significativo e forte. Forse più che li avvicinarli a questa musica avremmo bisogno, però lì purtroppo non è così semplice e molto spesso è una casualità, avremmo bisogno di questi autori o di gente dello spessore degli autori che abbiamo citato, che però nasca quest'oggi. Perché la forza comunicativa di un De André
si esprimerebbe in qualsiasi epoca e rimarrebbe sempre forte. Questo è il mio parere. Proprio così. Infatti vi avrei chiesto che cosa manca alla musica di oggi. Mi hai appena risposto, esatto. ma se volete posso concludere con una frase a effetto per fare un figurone di quelli serissimi. Oddio, oppure che arrivi una banalità terrificante. E allora non la dico. No, dai. Ah, rimarrete con dubbio di dire, ma chissà, forse avrebbe cambiato il futuro musicale della musica intera. Potevano nascere grandi autori, ma no, invece non me la sento più. Mannaggia, ho rovinato questo momento. Non ci puoi lasciare così, era un momento. Ti lascia con l'amaro in bocca. Ecco, vedi, era lì che volevano arrivare. Scriviamo alla fine insieme, è il nostro destino. Alla fine ci si ritrova. Ha colto l'assist con rapidità proprio. Bene, insomma, dopo tutte queste dichiarazioni, anche mancate, perché insomma, ancora rimarremo con questo dubbio atroce che ci pervaderà per tantissimi anni in questa parte, quindi sappiatelo, daremo poi agli ascoltatori la vostra mail e subirete lì le conseguenze, perché non voglio che scrivano a me, ma a voi per sapere tutto ciò. No, adesso, al di là del... Ecco. Al di là delle battute, degli scherzi, vi ringrazio intanto della partecipazione, del grazie tempo che avete dedicato, ringrazio Ivan, insomma ringrazio i tuoi colleghi, anche i due personaggi che non ci sono, perché insomma è giusto citarli. E, vi lascerei con un po' questo amaro in bocca, per citare qualcuno che prima lo ha declamato tanto, chiedendovi un po' che cosa rimane della musica. Cosa rimane della musica? Guarda, la mia preoccupazione è che rimarrà della musica solo numeri. Cioè, mi hai fatto venire in mente l'intelligenza artificiale e tutto, tutto il discorso che si sta legando ultimamente alla musica creata con l'intelligenza artificiale. E purtroppo la mia paura è che la musica diventi soltanto algoritmo, numeri, statistiche. E... in questo modo però l'arte è morta. Esatto. Io invece mi auguro che torni un po', che tornino un po' i John Cage della situazione. Ecco. Guarda, questa radio è stata fondata su Marinetti e direttamente su John Cage, che io ho amato tantissimo nella sua musica del silenzio, quindi io ho studiato quello, io sono partita con la radio proprio ancora prima che si chiamasse radio. E io credo che, per quanto dibattito ci sia sull'intelligenza artificiale, credo che tutto il mondo artistico non potrà mai essere sostituito da quello. Ma ascolta una cosa, è pericoloso. Perché noi stiamo vivendo questo presente con questa tecnologia. Noi non ci rendiamo nemmeno conto, non potremo neanche sapere come possa evolversi questa cosa, perché negli ultimi anni, cioè, l'evoluzione di questa tecnologia ha avuto un esploit pazzesco. Ma prova a immaginare fra 10 anni. Cioè, io mi ricordo che nel 2018 programmavi le cose con Voietra su MS-DOS. Sì, cioè, sì. Oggi usi l'Easy Drummer 3, cioè, c'è una batteria, sembra che c'è una batteria da studio fenomenale e te la fai in casa senza avere la batteria. Cioè, poi vai su queste applicazioni di intelligenza artificiale, gli chiedi di mettere su una canzone la voce di Jim Morrison, te la mette pari. Sì, ma vado anche più drastico, gli chiedi all'intelligenza artificiale, scrivimi una canzone, e lui ti scrive, ecco, una canzone oggi, ma arrangiata, chissà fra 20 anni cosa succede. Io vorrei ancora pensare, visto che tu hai parlato tanto di speranza, voglio ancora pensare che ci saranno degli artisti come voi che continueranno a farla la musica. Perché secondo me è qualcosa che nasce dentro di noi, cioè, per quanto possa spaventare la tecnologia, noi abbiamo ancora un potere di scelta. Faticosa di portarlo avanti. Brava. L'intelligenza artificiale può creare musica formalmente perfetta, ma forse con poca anima, no? È quello che poi manca alla fine. Sì, ma hai la freddezza di un algoritmo alla fine. Esatto, esatto. L'istintivo che ti viene da dentro. Come... E quindi quella non è arte, non è, no?
è un'altra cosa, certo. Se posso permettermi, hai detto una cosa che mi piace molto, hai detto che c'è sempre la possibilità di scegliere. Ecco, secondo me scegliere è un verbo molto potente, scegliere è qualcosa di veramente forte e quello non viene mai meno. Poi è chiaro che se si parla di quella che può essere la discografia, sì, è vero, gli algoritmi e l'intelligenza artificiale, eccetera, potranno farla da padrone, ma se andiamo a guardare c'è già lì una scelta molto spesso ben predeterminata, no? Il giro armonico, la durata del pezzo, il tema che vai a toccare, queste cose in qualche modo, forse con l'intelligenza artificiale saranno ancora più gettonate, utilizzate, ma di fatto ci sono. Quello che resiste della forza artistica, della volontà di fare dell'arte è la scelta di farla in un certo modo, e quella credo che non ce la potrà mai togliere nessuno. Sì, anche perché io penso a un brano ascoltato, cantato dalla voce dell'intelligenza artificiale, che per quanto perfetto possa essere, come diceva Lidia prima, manca una cosa, manca l'aspetto della commozione, perché io ho ascoltato anch'io alcune canzoni interpretate da Ivan e lo senti quando c'è il groppino in gola perché ti sta venendo un atto di commozione per quello che stai sentendo. Questo l'intelligenza artificiale non lo può riprodurre. Che sembra quasi una banalità a dirlo, ma la scelta che dico è proprio quella. Cioè io scelgo di avere quell'imperfezione che però mi rende più passionale, mi fa sentire quello che io canto. Sì, sì. E soprattutto se parliamo di dare un messaggio, mi auguro che ancora molte persone vorranno dare il proprio di messaggio, non il messaggio che viene scritto tramite qualcosa di artificiale. Sì, no? Chiaro. Quindi sono molto fiducioso sul fatto, forse io in questo caso mi discosto da Ivan e da Aereo, io sono molto fiducioso che non morirà mai quel modo di fare musica. Chiaramente avrà probabilmente degli spazi più ridotti o non la più grande attenzione del mestiere. Io non so perché sto pensando a Blade Runner, Harrison Ford, alla fine va via con un androide, cioè delle emozioni umane. Gli fa scrivere una canzone. Lui, Ivan, deve proprio chiudere con l'amaro in bocca, niente. Lui ci vuole proprio portare così e dire, però va bene. Un po' di pessimismo. Sei partito dalla speranza, hai distrutto qua. Ma ascolta, ma sono direttamente collegate però. Se leggi le storie di Asimov, oppure dopo gli uomini stanno bene grazie alla tecnologia dell'intelligenza artificiale, però ho capito, ma quello scriveva negli anni 60, se non sbaglio, no? Anche prima. Non è che Asimov ha iniziato molto prima. Io ho una collezione di Asimov, per cui attenzione a quello che dite. Allora, okay, Fondazione Terra l'ho letto, dimentica l'anno, che tanto con le date ho sempre fatto più età, però quello ne ha azzeccato un casino, non è che può averle azzeccate tutte. Ammetti che ha sbagliato proprio il finale. No, vabbè, quello che mi preoccupa è quello che c'è in mezzo, capito? È il processo che ti porterà lì, è quello che mi preoccupa. Cioè, per quello sono pessimista e penso sempre all'amaro in bocca, e penso alla speranza. Cioè, vabbè, mi sa che è un circolo da cui non se ne esce, è uno alimenta l'altro, quindi, però produce ottima musica, quindi godiamocelo a questo punto, questo amaro in bocca, esatto. Ragazzi, davvero, allora, noi siamo in chiusura, ringrazio innanzitutto Lidia che ci ha tenuto compagnia come sempre. Grazie. Saluto tutti, grazie. Grazie, ciao. Ciao. E poi ciao, davvero ciao. Ivan, io ringrazio tutti voi e noi ovviamente vi continuiamo a seguire, quindi ogni volta che esce un brano mi raccomando avvisateci, così noi lo spoilerino magari sui social lo condividiamo più che volentieri. Grazie. Bene. Grazie. Allora, salutando Ivan ed Eclipse, noi andiamo nella prossima puntata, quindi vi aspetto venerdì prossimo, vi lascio i programmi della serata e vi ricordo, diretta @radionorborealis.it, mandateci le mail che poi io le giro loro per sapere quella famosa cosa. Chi non sa di che cosa parliamo, si riascolti la puntata su YouTube. Buona serata a tutti, ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao.